Paolo, vieni qua che c'è bisogno del microfono per parlare, però non si sente. Allora, ho rivisto il tuo film, credo per la quarta o quinta volta, e ho, ti faccio io una prima domanda. E ho, la cosa che mi ha colpito è il clima, non so come definirlo, claustrofobico e cospiratorio che c'è nel film, un'atmosfera... Definirei in questa maniera, che credo sia dovuta da una parte all'effettiva abbondanza di buio, poi all'assenza di dialoghi, salvo alcune lettere lette, e all'uso della musica. Io non me ne intendo molto di musica, neppure di Puccini, non so nulla, diciamo, ma sembra che tu abbia volutamente scelto dei brani non melodici e quasi moderni, non voglio dire d'avanguardia che sarebbe eccessivo, però una musica in contrappunto, non d'accompagnamento. Allora, andiamo per grande. Allora, il primo problema è il buio, non è la luce del mio film. Purtroppo ci sono stati dei problemi tecnici che non so se dipendono dalla qualità del Blu-ray, che purtroppo è stato preso dalla casa di Lupe Stampa senza controllarlo, cosa errore gravissimo, di cui mi pento amaramente, che però la prossima volta farò in modo che non sia così. L'altra cosa interessante è che abbiamo proiettato anche il cortometraggio di 8 minuti, ho visto buio anche quello, cioè buio, scusate, molto molto contrastato rispetto alla qualità invece dell'immagine, per cui purtroppo il buiore che avete visto quando sono entrato prima, ho detto ma qui è tutto buio, non sono i colori del mio film, per cui purtroppo spesso la tecnica ci tradisce. Per quanto riguarda la claustrofobia, sono assolutamente d'accordo, volevo far sentire un sentimento che Puccini denuncia, soprattutto con i suoi amici nelle lettere. Pensate che a Lucca c'è il centro studi pucciniani che conserva 6.500 lettere di Giacomo Puccini. Io e i miei ragazzi le abbiamo studiate, quelle relative al periodo, comunque erano qualche centinaio di lettere relative al periodo della nostra storia, e quello che si legge in quelle righe è il fatto che Puccini non vedeva l'ora di andarsene, non sopportava più la vita familiare, questo matrimonio con Elvira che era venuto pochi anni prima. Lui sposa Elvira nel 1903, dopo 18 anni di convivenza, ma non la legge più, lui aveva dei problemi Puccini. Puccini, come hanno scritto alcuni biografi più attenti, lo dice, lo fa capire in tantissime sue lettere, addirittura in alcune lo dice in maniera molto chiara, lui per poter scrivere la sua musica si deve innamorare. Se non è innamorato non riesce a scrivere la musica. Cosa significa questo? Significa che lui quando prendeva in mano un'opera doveva trovare una fanciulla che assomigliasse all'eroina dell'opera che stava scrivendo e doveva stabilire con lei un rapporto erotico sentimentale. Se lui trovava questa chiave riusciva a comporre le musiche che tutti gli riconoscono di alto valore. In questo caso non so se conoscete l'opera La fanciulla dell'West, e qui apro una piccola parentesi, è l'opera più moderna di Giacomo Puccini, talmente moderna che in Italia non è stata molto apprezzata, mentre è stata appunto apprezzata negli Stati Uniti, dove lui aveva colto le novità musicali che si respiravano nell'Europa di quel momento, il
grandi musicisti da Schoenberg. Lui, pensate che Puccini è andato a sentire per Rolluner a Firenze di Schoenberg ed è stato l'unico musicista italiano che ne ha parlato bene, cioè, tanto per fargli capire chi era Puccini. Ecco, per cui nella Fanciulla del West lui osa degli esperimenti musicali assolutamente innovativi, per cui è in assoluto la più moderna delle sue opere. Altra cosa che vorrei dire sulla musica è che questa musica, l'opera, la Fanciulla del West è l'unica opera di Puccini dove alla fine non finisce in tragedia, dove l'eroina non muore, no? Tutte le opere di Puccini le eroine muoiono, nella Fanciulla del West non muore, per cui diciamo che la Fanciulla del West dovrebbe essere un'opera che finisce bene, no? Musicalmente è in assoluto la più tragica delle sue opere, musicalmente. Infatti il pezzo finale, il pezzo che noi abbiamo usato nella scena del Calvario di Doria, quando sale tra le rovine e va in chiesa, quel pezzo lì è l'inizio del terzo atto. Allora, dovete pensare che il primo e il secondo atto lui l'ha scritto prima del suicidio di Doria, il terzo atto l'ha scritto dopo il suicidio di Doria. Ecco, quello è l'inizio del terzo atto, che è una musica con una tragicità incredibile, nella versione pianistica, quella scarnificata dall'orchestra. Poi nell'orchestra questa si stempera, eccetera, ma nella versione pianistica la tragedia viene fuori in maniera molto particolare. Vorrei tornare al discorso sulla claustrofobia. Volevo farla sentire, perché la claustrofobia, cioè questo senso di prigionia che Puccini prova, infatti scappa in continuazione, scappa per andare a cercare Giulia, scappa quando va a Parigi a trovare la sua amante inglese, scappa quando va a Roma a concludere la sua opera, quando scoppia la tragedia. Per cui in casa lui sta male, la dimensione familiare per lui è stretta, per cui questa dimensione claustrofobica è uno dei temi che volevo in qualche modo rappresentare. Grazie. Chi mi aiuta a far circolare il microfono per delle domande? Ci sono domande intanto? No, però scusate, aspettate, non c'è una delle nostre. Grazie. Volevo sapere se hai un rapporto con il cinema muto, perché a parte questa assenza di dialoghi, anche questa gestualità particolare che hanno gli attori, no? Mi fa apprezzare che c'è una fascinazione per il muto. Assolutamente sì. Io insegno da alcuni anni all'Università di Firenze tecnica del documentario cinematografico e ai miei allievi faccio realizzare dei documentari cinematografici senza parole, perché io credo che il linguaggio del cinema sia un linguaggio universale, e ha smesso di essere universale, è diventato provinciale quando hanno inventato il sonoro. Il sonoro, secondo me, ha castrato il cinema, per cui cioè costringere dei ragazzi che vogliono imparare il linguaggio del cinema a esprimersi senza le parole, ma solo con le immagini, a riuscire a raccontare dei fatti solo attraverso le immagini, li costringe a reinventare il linguaggio del cinema, se no si perde, se no diventa teatrino filmato. Questo era uno dei problemi. E poi l'altro problema è che questo film nasce proprio da un rapporto con i miei studenti, cioè questa sceneggiatura è stata scritta insieme a loro, per cui all'inizio in realtà doveva essere semplicemente un'esercitazione di scrittura di sceneggiatura, e io gli avevo detto due cose all'inizio del percorso di lavoro. Primo, che se volevano fare una sceneggiatura con me dovevano partire dai miei stessi presupposti, cioè io sono principalmente uno storico, uno che fa ricerca storica, e sulla ricerca storica, nel momento in cui trovo argomenti interessanti,
cerco di rappresentarla non in un saggio storico, ma attraverso un film, attraverso tutta una serie di percorsi, eccetera. Per cui voglio fare anche questa esperienza nella ricerca storica, che tra l'altro questi ragazzi si sono appassionati nella ricerca storica e hanno lavorato tantissimo. Seconda cosa, proprio per farli inventare delle soluzioni di sceneggiatura, gli ho detto: proviamo a immaginare di essere registi di quel tempo. Cioè, se un regista del 1908 doveva fare questa storia, come l'avrebbe raccontata? Cioè, come poteva far capire certi rapporti, certe relazioni tra i personaggi? Dobbiamo inventare delle chiavi narrative cinematografiche, non letterarie. E così ho costretto i ragazzi a tirar fuori delle idee che poi venivano discusse collettivamente, e alla fine le più belle venivano appuntate, cioè, questo è stato il lavoro che c'è stato, insomma, che è durato qualche anno, insomma. Però i ragazzi che sono usciti da questa esperienza, qualcuno è arrivato addirittura al centro sperimentale e adesso si è diplomato e sta lavorando, è stata un'esperienza corposa, ecco, per cui i ragazzi sono formati di bene attraverso questa esperienza. Nadio Fantuzzi. Sì, sono rimasto colpito da quello che Paolo diceva poco fa, e che d'altra parte si vede chiaramente nel film, che Puccini fugge. Ma non è che fugge dal Torre del Lago, fugge di qua, fugge di là. Puccini fugge dalla propria coscienza. E questo lo si vede chiaramente quando lui va a trovare Doria malata, e beh, col cappello in mano, tra l'altro, cioè con un atto di umiltà, perché lui è il padre eterno che si umilia ad andare a trovare questa povera disgraziata. E questa qui gli dice: aiutatemi, e lui si sottrae. Non è che fugge di qua, fugge di là, fugge da se stesso. Ma io questa cosa qui la dico con una certa rabbia, sono arrabbiato con Puccini, perché proprio l'altro giorno mi è capitato di vedere alla televisione un'edizione che si è peraltro molto fastosa della Turandot, che si sa che è l'opera conclusiva della vita di Puccini, e nella Turandot c'è dentro questa vicenda qui. Ora, l'idea che Puccini come compositore presti ad Elvira sotto le spoglie della Turandot un'aria come in questa Regia or son mille anni e mille, che da un certo punto di vista è una cosa sublime, proprio per quello che riguarda il gusto operistico. Perché ormai il melodramma non siamo più nell'Ottocento, il melodramma che aveva avuto una storia gloriosa sta per tramontare, ma il fatto che lui presti ad Elvira, a questo mostro che è Elvira, una musica di quel genere lì, e che poi dentro l'opera inserisca una esaltazione della Doria, nella figura. Ora, quell'opera è di un falso che mi fa rabbrividire, e dal momento che, chiudo con una battuta, dal momento che poi la Turandot è stata diretta alla Scala da Toscanini dopo la morte di Puccini, ora Toscanini diceva, non credo che amasse molto Puccini, ma diceva: con tutto il suo Debussy e col suo Schoenberg, quello lì ci piazza dentro due canzoni napoletane. Però vorrei a questo punto, scusate, ma vorrei fare la difesa d'ufficio della povera Elvira. Dico povera Elvira perché probabilmente pochi sanno la storia di questa donna. Allora, la storia è questa. 20 anni prima dei fatti narrati nel film, più di 20 anni, forse anche qualcosa di più, Puccini era un
giovane senza soldi, pianista, musicista, e girava per case borghesi di Lucca a insegnare pianoforte alle figlie e alle mogli dei ricchi borghesi, tutti i bottegai lucchesi. E tra questi c'era anche questo bottegaio che aveva la moglie che voleva imparare a suonare pianoforte, che era Elvira appunto, e insegnandogli a suonare pianoforte Puccini la mise incinta. Quando l'Elvira si accorse di essere incinta, decise di scappare con Puccini, che appunto era un poveraccio, e scapparono a Milano incinta. Cosa succede? Che il marito di Elvira, che aveva in casa con sé anche due figli di Elvira, cioè una figlia di 5 anni e un bambino di 1 anno, scrive a Elvira e gli dice: guarda, il bambino non capisce niente a 1 anno, ma la bimba da quando ne sei andata ha smesso di mangiare e questa mi muore, se no, ti prego prendila te. Elvira la prende con sé e questa bambina fosca, che è la bambina che poi vediamo causa di tutta la tragedia, che è Fosca, è la figlia di Elvira, ma non è figlia di Puccini, è la figliastra, è la figlia del primo letto di Elvira. Bene, nei 18 anni prima del matrimonio Puccini ha rincornato la povera Elvira tante di quelle volte che Elvira non poteva dire niente, perché non era la moglie, era la concubina. Non poteva andare con Puccini quando Puccini veniva invitato da zar, da imperatori, da re, in tutto il mondo. Elvira non ci poteva andare, perché era la concubina. Poi finalmente muore il marito di Elvira e finalmente nel 3, un mese dopo la morte del marito, riesce a sposare Puccini, nel 1903, sperando in questo modo di coronare dopo tanti anni la situazione di creare una situazione familiare favorevole. Ma Puccini ci pensava assolutamente, ha continuato a rincornare Elvira in tutte le piazze d'Europa, non solo d'Europa, ma d'America, per cui allora io non so quante signore in sala avrebbero sopportato un rapporto di questo genere, per cui vedere Elvira come una donna cattiva, cioè, io penso che se io fossi donna fossi stata Elvira, sarei stato molto più cattivo di lei, avrei sparato probabilmente qualche... Devo dire che la situazione era questa, cioè Puccini viveva più che altro nel sogno, nella creatività e nei rapporti d'amore con le sue amanti, il rapporto familiare era praticamente zero. E l'idea di essere tradita con una serva, potete immaginare, tanto mi tradisci con una nobildonna inglese, ma se mi tradisci addirittura con la serva, cioè questa era proprio, lei era insopportabile. Infatti è impazzita Elvira quando ha sospettato che Puccini potesse avere una relazione con la povera Doria, che invece era semplicemente il messaggero d'amore, colei che portava i bigliettini alla cugina Giulia Manfredi. Questo è il problema. Cioè, l'equivoco è nato dal fatto che Fosca, che è stata beccata a letto dalla serva, per tappare la bocca alla serva, la tiene d'occhio e si rende conto che tra la serva e Puccini c'è qualche cosa. Questo qualche cosa era semplicemente il fatto che Puccini usava la serva come messaggera d'amore per incontrarsi con Giulia, che era la cugina della serva, della cameriera. Ecco, questa relazione ha determinato tutto questo imbroglio. Vabbè. L'altro prende il microfono. Sì, vogliono chiudere però, alle 7 cioè, ci buttano fuori. Sì, è vero, mancano 6 minuti. Io solo complimenti per la parte pittorica, non so come sarebbe stato con una luce diversa, però mi ha fatto pensare ai Macchiaioli, a tutta una serie di pitture che ritornano. Abbiamo parlato all'inizio. Sì, e anche queste nuvole certe volte sembravano assolutamente immobili, ho pensato che fossero dipinte proprio, perché non c'era il minimo spostamento, ne ho fissate anche una.
mi è piaciuto moltissimo la luce, i giochi di luce e tutto il resto. Abbiamo lavorato un po' sulla pittura. Ecco, sulla pittura vorrei dire una cosa. Io mi occupo di storia. Questo è il mio ultimo film e probabilmente sarà il mio ultimo film sempre, perché non mi fanno più lavorare, sono 10 anni che vorrei fare un film su Caravaggio e non me lo fanno fare, per cui potete immaginare. E tutti i miei film precedenti, sono poi altri 5, sono 6 in tutto i miei lungometraggi, sono episodi della storia, ricostruiti su documenti, ricostruiti su ricerche storiche molto molto approfondite. Che cosa succede? Che nel momento in cui io mi pongo il problema di mettere insieme queste storie, uno potrebbe scrivere anche un saggio storico, pubblicare i documenti, ricostruire l'evento, ma invece io penso che il cinema sia molto più efficace, perché mi permette di far vedere direttamente, soprattutto ai ragazzi, perché io penso molto a fare dei film che possono essere anche utilizzati come strumento didattico. Bene. Nel momento in cui io faccio un film ambientato nel 1500 per esempio, dico, ma lo posso filmare con gli occhi del 2000, questo episodio? No, io devo fare un lavoro, uno sforzo intellettuale e cercare di capire quale era il modo di guardare la realtà degli uomini del 1500 e devo in qualche modo guardare questa storia con gli occhi del 1500. Allora, chi è che mi può suggerire in maniera chiara qual era lo sguardo del 1500? I pittori del 1500, o meglio, i pittori del 1500 di quell'area geografica e di quell'epoca. Per cui ogni volta che io ho fatto un film, o nel 700, o nel 500, o nell'800, ho sempre cercato di trovare quel punto di vista preciso di quel pittore preciso che io sentivo vicino alla mia sensibilità e tutte le volte dicevo, ecco, questo film mi piacerebbe, questa storia mi piacerebbe raccontarla come se io fossi Angelo Bronzino, per esempio. La storia del 1500, la metà del 1500, la seconda metà del 1500, vorrei guardarla con gli occhi di Angelo Bronzino. E allora mi faccio un lavoro molto approfondito sulla luce, sulla qualità del colore, sulle posture dei personaggi, sui tessuti, sull'atmosfera delle pitture del Bronzino, e cerco di incamerarli, di farle mie e di riprodurle, perché quello è lo sguardo, secondo me, giusto per guardare quella storia. Ecco il discorso sulla pittura. E come potevo non pensare ai pittori amici di Puccini, con i quali addirittura avevano fatto il club della Bohème e si incontravano la sera a bere, a gozzovigliare, a parlare di donne, a giocare a carte, e che vivevano lì. Pensate che questi pittori morti di fame spesso per un piatto di minestra andavano da un contadino e gli lasciavano un quadro in cambio di un piatto di minestra, e i discendenti di quei contadini hanno in casa delle pitture straordinarie. Con i miei studenti abbiamo suonato i campanelli casa per casa al Torre del Lago. Scusate, avete mica per caso qualche quadro di qualche marchaiolo? Sì, c'è il mio nonno, ci aveva lasciato quello lì. Guarda, se andava lì, si faceva la fotografia e si portava via. Io ho un album di fotografie, di quadri di questi pittori lasciati, amici di Puccini, che il più incredibile è stato un quadro di un pittore che si chiama Fanelli, perché ha dipinto un paesaggio dove in fondo si vedeva una casettina in mezzo all'acqua. E io dico, ma questa casettina è bella, in mezzo all'acqua, sta su un isolotto, ma esiste sempre. Parlando con dei vecchi cacciatori, dice, sì, c'è una casetta abbandonata. Siamo andati, l'abbiamo trovata, ed è la casa di Doria. Ma se non avessi visto il quadro di Fanelli del 1895, probabilmente quella casetta non l'avrei scoperta. Ecco. Scoprire un territorio, la cosa che mi è dispiaciuta è che dopo aver ricostruito lo chalet di Emilio, ricostruito filologicamente come dalle fotografie dell'epoca, dopo aver restaurato la casina sull'isolotto e resa abitabile, dopo aver restaurato l'ultimo dei barconi
che era affondato in un canale, l'abbiamo ritirato fuori dal canale, l'abbiamo restaurato, l'abbiamo usato nel film e poi l'abbiamo lasciato alla LIPU, a un'associazione di ragazzi che portano i bambini a scoprire gli animali. Beh, tutto questo, a parte il barcone della LIPU, che però anche quello sta quasi tornando a affondare, la casetta di Doria è stata riabbandonata, lo chalet è stato anche quello abbandonato, e potevano essere tre elementi che potevano, come dire, arricchire il lago di un percorso pucciniano, e invece gli amministratori locali hanno pensato bene di lasciar perdere. Una cosa vorrei chiedere sul cortometraggio. Sul cortometraggio, nel senso che mi sembra una sorta di colpo di scena. Io ecco, non mi aspettavo che alla fine mandasse gli 8 minuti, e credo che sia importante a questo punto per vedere nel proseguo anche di questa rassegna che questi 8 minuti ci siano sempre. Sì, assolutamente. Okay. Sì, se no, era già il programma. Bene, dobbiamo, scusate, ma per esigenze del teatro dobbiamo chiudere. Grazie. Certo, adesso sì. Con il codice del resto di mattina.